Nel settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nella quale si declinano gli obiettivi globali per uno sviluppo sostenibile che fanno riferimento alle tematiche ambientali, sociali, economiche ed istituzionali e delineano un piano d'azione da qui fino al 2030. L'Agenda 2030 è costituita da 17 goal o obiettivi e da 169 target o sottobiettivi e la Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha adottato una lista di oltre 200 indicatori che costituiscono il sistema informativo per monitorare gli SDGs e sono una grande sfida per gli istituti di statistica nazionali. Infatti, l'ISTAT è chiamato a costruire questo sistema di informazione statistica necessario al monitoraggio dell'Agenda 2030 e contribuisce in questo modo a questo grande progetto globale. Ogni anno l'ISTAT pubblica un rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e un database che viene aggiornato ogni 6 mesi con tutte le misure statistiche che diffonde sugli indicatori di sviluppo sostenibile. Il rapporto SDGs del 2020 infatti fornisce 325 misure statistiche che coprono 130 indicatori delle Nazioni Unite. La complessità di questo sistema informativo è ben rappresentata dalla infografica che vado ad illustrare. I 17 obiettivi sono infatti ben rappresentati dalle icone colorate predisposte dalle Nazioni Unite. Accanto ad ogni icona è indicato il numero di misure statistiche che vengono presentate nel rapporto. Ad esempio, il Goal 1 ha un obiettivo molto importante, porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo e le misure statistiche che l'ISTAT diffonde sono 21 e riguardano la povertà, l'accesso ai bisogni di base come l'abitazione, le cure mediche, l'energia e l'acqua e l'impatto che il cambiamento climatico ha sugli ecosistemi locali e quindi sulla popolazione, soprattutto quella povera che è più vulnerabile appunto ai cambiamenti climatici. In aggiunta, sempre accanto all'icona, si trova uno degli indicatori del goal. In questo caso, per esempio, il 27,3% della popolazione italiana è a rischio di povertà ed esclusione sociale, pari a 16 milioni e 400 mila individui. Il goal che presenta il numero più elevato di misure statistiche è il goal 3, che ha l'obiettivo di assicurare la salute e il benessere per tutti e a tutte le età. Anche qui sono diversi gli ambiti di intervento. Prima fra tutti il buon funzionamento del sistema sanitario, in modo che venga garantita la salute di tutti i cittadini attraverso un'adeguata copertura territoriale dei servizi essenziali, la presenza di personale medico preparato, l'erogazione di finanziamenti e attraverso la presenza di strutture resilienti pronte a fronteggiare anche le situazioni di emergenza come quella che abbiamo avuto in questi mesi. Le misure statistiche per il Goal 3 diffuse dall'ISTAT sono 33. Invece il goal che ha il minor numero di misure statistiche è il goal 14, che ha l'obiettivo della conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine, che sono elementi fondamentali per la salute e la salvaguardia del pianeta. Le misure statistiche diffuse dall'ISTAT sono 4 e di queste una ci dice che il 66,5% delle coste italiane sono balneabili. Un altro dei cardini dell'Agenda 2030 è il principio che nessuno può essere lasciato indietro e quindi le misure statistiche sono diffuse per diversi livelli di disaggregazione, per età, per genere, per territorio, per cittadinanza. E ci sono infatti 187 misure statistiche fornite a livello regionale e 61 a livello comunale, che risultano molto utili per il monitoraggio della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, ma anche per le strategie regionali di sviluppo sostenibile. Si tratta sempre comunque di una visione sistemica che prende in considerazione insieme la crescita economica, il benessere sociale e il rispetto per l'ambiente. E le interconnessioni tra questi tre aspetti sono assolutamente importanti e da monitorare. Quindi un futuro sostenibile non solo è necessario, ma è possibile. Le misure statistiche prodotte per il rapporto SDGs 2020 sono indispensabili nel progredire verso questa direzione.